Bene, amici dei Santi, messaggeri di speranza, ben ritrovati nella nostra puntata settimanale di Messaggi di Speranza, dove raccontiamo la vita dei Santi e abbiamo davanti la bella solennità della tutti i Santi e poi la commemorazione di tutti i defunti, che diciamo rappresenta un po' anche il cuore di queste nostre celebrazioni, riflettere sul tema della santità, che è la meta ultima del nostro vivere, la beatitudine, l'orizzonte ultimo del cristiano, la vita beata, immersa in Dio, realizzata pienamente nell'amore. Ecco la nostra meta ultima. Ecco che ascolteremo allora nelle messe del primo di novembre il Vangelo proprio delle beatitudini. È Gesù che parla dei beati, i poveri in spirito, beati puri di cuore, beati gli operatori di pace. Allora, la beatitudine, che cos'è mai? La beatitudine che attende ciascuno di noi è realizzare il vero volto di Dio sull'uomo, che è quello di Cristo. Lo realizzeremo pienamente dopo questa morte. La beatitudine noi chiamiamo paradiso, ma il termine giusto è beatitudine. E la santità è questa, essere immersi in questo disegno di amore realizzato. I santi hanno realizzato in questa vita, e naturalmente in pienezza dopo la morte, il disegno d'amore di Dio, che si manifesta in Cristo e nella potenza del Cristo, che vince ogni male e anche la morte. Dunque, i santi che noi preghiamo, in realtà noi preghiamo che siano tutti coloro che ci precedono. Se voi avete notato, in molti parrocchie la messa di tutti i santi si celebra al cimitero, certo anche il giorno successivo, quello della commemorazione di tutti i defunti, le messe si celebrano al cimitero. Come mai? E naturalmente è un legame inscindibile. Defunto è un termine che non rende merito. Il defunto è colui che passa nella vita nuova, certo muore biologicamente, ma è chiamato alla santità. Allora, più che defunti, noi dovremmo avere il coraggio o la voglia di chiamarli beati. I nostri cari sono beati, sono i santi della porta accanto, i santi delle nostre famiglie, coloro che non sono stati proclamati dalla Chiesa per un culto ufficiale e un culto universale, ma se sono in paradiso, sono nella beatitudine, sono santi. Ecco che il cimitero allora non è luogo semplicemente del ricordo, anche della sofferenza, del passato, ma è il luogo che guarda al cielo, all'orizzonte della santità. Le spoglie mortali riposano in attesa della risurrezione finale. Allora la celebrazione di tutti i santi e la commemorazione di tutti i fedeli defunti è intimamente connessa. Anzi, uno richiama l'altro. La morte, la fine di questa vita, si comprende soltanto nell'orizzonte della santità, cioè della beatitudine. E la santità la si comprende solo nella Pasqua di Gesù. È dunque la luce della Pasqua che illumina il mistero della morte e ci fa comprendere la nostra meta ultima, che è quella della santità. In questi giorni la Chiesa ci invita a pregare per tutti quei defunti che non hanno ancora raggiunto questa pienezza. Noi li chiamiamo le anime del purgatorio. Anima è un termine greco, non biblico in realtà, però usiamola pure, questa è la liturgia, la usa. Significa tutti coloro che stanno ancora purificandosi, colmando delle lacune, non sono ancora pienamente realizzati nell'amore, non sono ancora beati, appunto. Ecco che queste messe di suffragio vogliono proprio, suffragio vuol dire partecipazione, aiutare, sostenere, alimentare questa sete d'amore, perché possono completare questo loro cammino e arrivare alla purificazione. È con questo spirito che viviamo questi giorni così belli e intensi e, se mi permettete, anche la memoria di tutti i nostri cari che sono sempre vicino a noi, sono la nostra forza, illuminano e sostengono il nostro cammino.
Lasciando le celebrazioni dei santi e dei defunti che caratterizzano la settimana entrante, facciamo due parole invece sui santi che questa settimana vedremo. Intanto cominciamo con il 3 di novembre. Abbiamo due santi. La prima è Santa Silvia, è un nome che oggi si usa parecchio. Silvia di Roma. Le notizie storiche che abbiamo di Santa Silvia ci dicono che è la mamma di un grande papa, San Gregorio Magno. E la mamma ebbe un'influenza molto importante su San Gregorio. Questa donna cristiana, di preghiera, di penitenza, visse una vita come maestra di fede, maestra nella sua famiglia. E quindi questa donna ci richiama la santità di tante mamme e di tanti papà, a dir la verità anche, da cui nascono i santi. Il grande papa San Gregorio, appunto, Magno, deve molto a sua mamma. Il 3 di novembre è anche San Martin de Porres. Martin de Porres è il patrono di tutti coloro che sanno usare bene le forbici, patrono dei parrucchieri e anche degli infermieri. Una volta il cerusico faceva uno e faceva l'altro. E nasce in Perù, è un santo peruviano, vive dal 1579 al 1639, questo frate domenicano umile che viene sempre raffigurato con la scopa che manda via i topi, ma dotato di grande, grande spirito di preghiera, figlio di padre ignoto, così lo registrano tra i battezzati a Lima. Suo padre in realtà è un aristocratico spagnolo, però la mamma è una ex schiava nera d'origine africana, e quindi questo piccolo mulatto vive innanzitutto con lei e la sorella finché il padre si decide a riconoscerlo. E poi naturalmente il padre ha un potere, lui cercherà sempre nella vita religiosa, diventa allievo di un barbiere cerusiaco per quello che poi sa fare l'infermiere, ma la sua vocazione è quella religiosa, entrerà proprio fra i domenicani dove si prenderà cura, lui che era il più povero, il più umile anche degli altri, proprio come infermiere. Facendo i lavori proprio più umili, gli si attribuisce il potere di scacciare i topi. Loro hanno un grande problema, portavano carestia, fame, ma soprattutto viene considerato come quel frate umile che ha in sé il dono della sapienza. Quando arriverà la peste a Lima, sarà proprio frate Martino, il più umile del convento, che da solo curerà 60 confratelli e li salverà tutti. Bellissimo esempio di primi santi, lui e Santa Rosa da Lima sono i primi santi latinoamericani. Chiudiamo con San Carlo Borromeo, naturalmente il 4 novembre, questo grande, immensa figura, arcivescovo di Milano, il grande attuatore del Concilio di Trento. San Carlo Borromeo è una figura gigantesca, maestro di fede, grande pastore, patrono dei vescovi, nato ad Arona, dove c'è il San Carlone, nel 1538, morirà a Milano come arcivescovo 1584, dopo aver visitato per 5 volte la propria diocesi, spendendosi in lungo e in largo. E San Carlo Borromeo ha segnato davvero un'epoca, e se il nord Italia non è stato attratto dal protestantesimo, si deve proprio a questo cardinale, questo arcivescovo che era figlio di un papa, Pio IV Gianangelo de' Medici, che poi venne portato a Roma. È un caso di nepotismo fortunato, questo provvidenziale, ma quando il papa morì venne eletto Pio V, lui diventò arcivescovo di Milano molto giovane, e negli anni in cui fu arcivescovo di Milano, questi furono 20 anni splendidi, seppe dare un impulso decisivo e davvero fondò i seminari, attuò il Concilio di Trento, visitò tutte le parrocchie, soppresse gli ordini religiosi ribelli e confusi, assistette gli ammalati di peste mentre il governatore spagnolo fuggiva. E dunque non è soltanto un maestro, è stato un grande punto di riferimento, subì un attentato da cui sopravvisse miracolosamente. L'opera di Carlo Borromeo è un'opera davvero enorme. Fondò studentati, studiò a Pavia il nostro Carlo, dove fondò il collegio che ancora oggi porta il suo nome, Nutrosque Iure. E davvero Carlo Borromeo è l'occasione intanto per fare gli auguri a coloro che portano questo bellissimo nome, ma se mi permettete, San Carlo
ci fa fare una preghiera anche importante e bella per tutti i nostri vescovi e per tutti i nostri pastori. Morì, pensate, ancora giovane, ma consumato nell'esercizio del suo essere vescovo. Pensate che bello, visitando davvero anche le parrocchie più umili e più semplici. Davvero San Carlo Borromeo lascia a tutti noi una traccia fondamentale nella storia della Chiesa. Bene, con San Carlo Borromeo noi terminiamo riguardando tutti i santi, chiedendo anche per noi il coraggio della santità, la testimonianza, la forza di essere capaci di arrivare alla beatitudine, avendo come nostro modello, come nostra via, verità e vita, Gesù. È solo Lui la piena realizzazione della nostra vita. Io vi auguro un saluto cordiale nella preghiera, una buona solennità ti faccio con voi, una memoria grata e cara per tutti i nostri cari defunti. Ci vediamo la prossima settimana.